la prima fotografia che ho fatto è stato sulla diga del lago Cecita? Arbo? Come si chiama? Arbo, a Camigliatello? Sì. Lago Arvo, con una Agfa, non ricordo il nome, era il 1976, è una pellicola ferranea. La macchina fotografica era di mio padre, mi ha detto fai delle fotografie a me e a mamma. È stata la prima volta che ho preso una macchina fotografica in mano. Le fotografie sono venute tutte quante sfocate, perché non avevo idea di come funzionasse la macchina fotografica. E poi ho continuato a fare fotografie. Adesso sei fotografo da quanti anni? Dal 1990 a livello professionale. C'ho una partita IVA, diciamo, dal 1990. Ma hai delle pose che prediligi rispetto ad altre? C'è chi predilige il bianco e nero e chi invece predilige altro. Il bianco e nero mi piace, le pose poco, però dipende dal tipo di servizio che devo fare. Ma voi fotografi avete, non lo so, degli idoli, non lo so, dei fotografi che seguite? Quando andate in giro fotografate magari sempre le stesse cose, ci avete un book di cose che... Io per esempio fotografo il mare, a te cosa piace fotografare? No, idoli per natura non tendo a non averne. Mi piace fotografare le espressioni umane, mi piace fotografare in orizzontale per dare la dimensione sociale della fotografia e raccontare delle storie che possano essere delle storie di successo, di insuccesso, di tragedia o altro. Per anni ho fatto il fotografo di cronaca, per cui di cronaca bianca, nera, rosa, eccetera, eccetera. E da 4 anni a questa parte invece ho lasciato la cronaca, soprattutto la cronaca nera, per diversi motivi, e mi sono dedicato alle storie positive della Calabria, le storie di resistenza o le storie di resilienza, delle storie che comunque possano essere formative nell'immaginario collettivo della regione. Perché c'è bisogno anche di questo, non definire solo ed esclusivamente la regione Calabria come una terra in cui ci sta solo il male, ma dove ci stanno delle situazioni come questa di Cledo, per esempio, che è una storia da rappresentare al meglio attraverso la fotografia, il cinema, le arti, eccetera, perché c'è da costruirla questa regione, soprattutto da un punto di vista culturale, interessando il più possibile le fasce giovanili, iniziando dalle scuole elementari, e cercare di alimentare la cultura del bello per smontare un po' quello che viene osannato come il fenomeno del tutto calabrese, che è il fenomeno dell'incompiuto calabrese. E sicuramente su quei pilastri vuoti che noi vediamo in giro per la nostra terra abbiamo la possibilità di poterlo finire, quel palazzo, finirlo attraverso delle azioni positive, come tante ce ne stanno nella nostra terra. Cledo è sicuramente, con le sue azioni territoriali dell'Associazione La Piazza, del Cledo Festival e di tutte le operazioni che vengono fatte sul territorio, un buon esempio che può essere sicuramente replicato su tutto il territorio calabrese, attraverso solo ed esclusivamente una forma di associazionismo che non sia l'associazionismo di mero recepimento dei fondi pubblici, ma semplicemente anche impegnandosi con i propri sforzi e con i propri denari per proporre un'idea nuova di costruzione della Calabria.